Un viaggio allucinante e allucinato fra streghe, vampiri e fantasmi. In questo libro c'è il diavolo, di Luca Duceschi. Tutto cominciò dopo l'ultima ora di quella mattina. Insegno storia e lettere in un liceo scientifico. A lezione avevo parlato di Inquisizione e dell'Inferno di Dante. Una sinistra coincidenza, come vedrete. Nel cortile della scuola trovai la bicicletta con entrambe le ruote squarciate. Mi guardai intorno sconsolata, sapendo già che il colpevole non sarebbe mai saltato fuori. Alcuni studenti stavano fumando poco lontano e appena si accorsero che li osservavo distolsero lo sguardo da quella stronza della prof. Altri ragazzi flirtavano, parlavano al telefonino o mangiavano panini attirando piccioni. Scossi la testa. In fondo sono imprevisti il mio mestiere, ne sono consapevole. Vanno messi in conto e io non sono mai stata una donna che si piange addosso. Fare la poliziotta o il magistrato credo sarebbe peggio. Luca Duceschi, autore di In questo libro c'è il diavolo. Come mai questo titolo? Qual è la trama di questo libro? In realtà il libro è una raccolta di racconti e parallelamente al mettere insieme i racconti mi è venuto in mente il titolo, quindi la spiegazione in realtà è semplicissima. Non è il titolo di un racconto, è una frase che mi è venuta in mente così scegliendo la scaletta dei racconti. Di cosa parla il libro? Sono racconti di genere horror. Puro, partono dagli archetipi tipici del genere, quindi vampiri, streghe, licantropi, per arrivare però a toccare anche altri temi, dalla violenza di Stato alle condizioni di chi vive e chi lavora magari in una casa di riposo. Ecco. Ho usato praticamente lo strumento del racconto horror e fantastico più che altro per raccontare storie, situazioni o personaggi usando anche una prospettiva diversa. Ecco. Pensando che se nella vita reale un personaggio può fare tot cose, di fronte a eventi sovrannaturali ne può fare molto di più, quindi può risultare più interessante sia da raccontare che da leggere. Appassionato del genere horror, del fantasy, quali sono i tuoi modelli di riferimento? Preciso, soprattutto horror, il fantasy in realtà mi piace meno. I miei autori di riferimento sono i classici del genere, quindi King, Lansdale, Clive Barker, però devo dire che apprezzo un po' di tutto nella lettura, quindi non soltanto l'horror. Credi che sia un genere in declino? Non credi che magari in questo momento è un genere un po' offuscato rispetto al passato, probabilmente? Ma secondo me è un genere che rimane di nicchia, però una nicchia molto larga. Quindi al di là di quello che magari al momento possono essere le mode, più che altro anche delle influenze del cinema rispetto al genere horror, no, tutto sommato penso che goda di buona salute come genere, o perlomeno gli appassionati sanno dove trovare belle cose da leggere.